Sarà aperta venerdì la bretella della Tito Brienza, chiusa ormai dal 14 dicembre scorso. L'annuncio di ANAS durante il tavolo tecnico convocato in prefettura a Potenza. Con l'impresa abbiamo fatto uno sforzo, abbiamo ottimizzato i tempi, quindi riteniamo per venerdì prossimo di poter riaprire al traffico, quindi in anticipo rispetto ai tempi riportati nell'ultima ordinanza. Si tornerà dunque a circolare sul vecchio tratto della SS95 che da Brienza porta sulla Salerno-Reggio o sulla Fondovalle dell'Agri. Il percorso, interessato da uno smottamento, era stato attivato per completare i lavori sulla variante, il nuovo itinerario che attraverso gallerie consentirà il transito dei mezzi pesanti bypassando il centro di Brienza. Negli ultimi giorni sempre più insistenti le proteste delle comunità interessate. Il disagio c'è, è ben evidente, oltre che per i residenti anche per gli operatori economici che operano a Brienza, per tutti quelli che vengono dalla Val d'Agri, c'è un sacco di disagio a fare i percorsi alternativi. A Sasso di Castalda invece le ricadute indirette, autovetture e autoarticolati hanno utilizzato la viabilità comunale interdetta ai mezzi pesanti e attraversata anche dai bambini. Noi facciamo fronte per quanto è possibile con la nostra polizia municipale, siamo dotati di 2 unità a 18 ore, una delle quali è al momento è fuori causa per Covid, quindi immaginerete, nonostante tutto ciò hanno rilevato oltre 40 sanzioni in questo periodo ad autoarticolati. Le richieste ad ANAS, tempi certi e maggiore condizione. Il tavolo in prefettura voluto proprio per dare corso a un metodo improntato alla trasparenza. Il tema della viabilità è fondamentale per garantire non solo le condizioni di sicurezza ma anche di crescita di un territorio e quindi con questo spirito abbiamo convocato questo incontro. E hanno trovato accoglienza dai parenti, le tre famiglie.